rosa. Ciao ragazzi, pomeriggio di pioggia e proviamo comunque ad andare a pesca. Andremo a pescare a Trotaria, no kill, al lago Fontanone di Chignolo Po, posto bellissimo. E vediamo se oggi sotto la pioggia riusciremo a fare qualche cattura. A tra poco! Eccoci al lago, bellissimo, e pescheremo qui a no kill e vediamo un po' la situazione. Oggi pescheremo con questa Dai Sprout, una canna dedicata al Trotaria, un mulinello Shimano Vanquish del 2000 con un nylon Torai da 3,5 libbre. E come spoon questo Astrar da 2,4 grammi, colore arancio bianco. Ora ci abbiamo preso. Una mini trotella, eccola qua, che bellino. Proprio mini, ma è bella. Il mitico Astra. Proviamo Sheila. Eccola. Eccolo qui, quando scela, la raccolta d'aria, questa è la più bella. Questa è una bella trota. No, non mi spawn più catturanti. Quando andiamo a cercare su spuni intermedi, lo scela non delude mai, non delude mai. Ora andiamo a provare un Kuga Floating, sempre di casa Valken. Eccola. Non c'è una trota.
pur essendo piccola, guardate, non ha resistito alla fuga. È quasi grande come la trota. Oh, un altro attacco. Okay. Vediamo che il Puga le sta facendo innervosire e di reazione attaccano. Recupero lento, eccola, più grande. Bellissima trota che ha attaccato il nostro Puga. Che fatto, ragazzi? Sta piovendo, però il lago sta rispondendo molto bene, molto divertente pescare qui, sponde veramente perfette, un posto super per divertirsi a trotare a nocchiri. E adesso vediamo se facciamo qualche altra cattura. Mark Sigma, bellino. Trotina è arrivata con questo Max Signo 1,6 grammi, che bello. Piove ancora, proviamo anche l'ice fake. Sto rosa, so qui ne vediamo qualcuna a galla e vediamo se riusciamo a stimolarlo. Eccola, la mitica ice fake, un colore rosa, trota bella incazzosa. Ed eccola qui, spettacolo. Proviamo anche un micro spoon, lo Shinon, sempre di casa Valken, 0,8 grammi, colore giallo. E qui con la pioggia dovrebbe vedersi bene. Retro, nero. Eccola, lo Shinon. Eccolo qui. Una scena.